via! Una grande opera come questa poteva nascere solo con l'ausilio degli ingredienti giusti, una squadra competente, la determinazione, il coraggio di un'impresa e una visione che scruta il futuro oltre l'orizzonte. Così il presidente di Marina d'Arechi, Salerno Port Village, Agostino Gallozzi, ha commentato la realizzazione della prima parte della struttura inaugurata ieri. Già disponibili dunque 480 posti barca che diventeranno presto 1000 per un totale di 340.000 metri quadrati di superficie acquea, con infrastrutture da diporto, il tocco di Santiago Calatrava, il nuovo porto turistico di Salerno diventerà uno dei maggiori del Mediterraneo. È una giornata importante perché inauguriamo il Marina d'Arechi, i primi 500 posti barca circa, quindi ci posizioniamo adesso sul mercato in maniera concreta. Fino a poco fa potevamo guardare dei rendering, dei disegni architettonici, era ancora il futuro che doveva diventare concretezza. Oggi invece siamo su una banchina. Un anno e mezzo fa qui non c'era nulla se non degrado, ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, intervenuto all'inaugurazione. Questo è un pezzo di una città che abbiamo sognato e immaginato, ha detto ancora De Luca, e che un po' per volta sta diventando reale, fino a raggiungere l'obiettivo di ridisegno totale di Salerno. Attendiamo nel giro di un anno e mezzo il completamento della struttura centrale progettata da Calatrava, che ho voluto io a progettare questo porto. E fra un anno e mezzo avremo la struttura di Calatrava che è orientata verso la costiera amalfitana e il lungomare salernitano, orientata in questo senso per dialogare con Piazza della Libertà, con il Crescent e con la stazione marittima di Zadid. Non c'è niente di casuale. Era atteso all'inaugurazione il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca, assente per un grave lutto familiare. A rappresentarlo c'era Alfonso Celotto, capo gabinetto del ministro, che ha sottolineato come Marina d'Arechi sia un esempio d'eccellenza al sud Italia. Sì, l'importante è l'effetto esempio, cioè, e questo il governo vuole sottolinearlo con la sua presenza. Purtroppo il ministro non è qui, ma tuttavia è importante dare il segnale che anche al sud le cose si fanno con soldi privati, si fanno cose belle, e da qui deve partire l'effetto domino, cioè far vedere agli altri che si può andare avanti e si possono costruire le cose.